47-20 secondi, torniamo alla nostra rubrica Un paese alla volta in diretta. Ve lo ricordo, oggi vi facciamo scoprire Cutro, la città del pane, ma soprattutto la città degli scacchi. Andato lì per noi Ugo Rendace. Allora, vediamo insieme la scheda che ha realizzato sulla storia, sulle curiosità di questo paese e poi in diretta vediamo. Ionio e la Sila, su una serie di colline bagnate dall'Esero e dal Tacina, un dolce altopiano accoglie Cutro, l'antica Citerion, datata per alcuni storici tra l'VIII e VI secolo a.C., era all'origine pochi chilometri più a valle, nei pressi della foce del Tacina. Il paese vale più di una visita, notevole la chiesa della Santissima Annunziata, 1400 circa, mentre un vero tesoro si offre nel convento dei Frati Minori, la statua del Santissimo Crocifisso risale al 1630, opera di Frate Umile da Petralia, dal 1940 in monumento nazionale. Al pellegrino regala tre viste diverse, un piccolo miracolo. La realtà industriale, nonostante i fondi statali ed europei, è bloccata negli anni da una serie di speculazioni e truffe scoperte dalla Guardia di Finanza. Su un'area dedicata di 350 ettari, solo poche realtà produttive lavorano a regime. Oggi, al rilancio dell'agricoltura, si affianca l'impegno per un nuovo turismo sul solco della tradizione. Di nuovo buongiorno da Cutro, la città degli scacchi, e quello che la Proloco ci regala questa mattina in via straordinaria è la ricostruzione di un famoso quadro del Mussini che è conservato nella Pinacoteca del Monte dei Paschi di Siena, mentre il campione, il puttino, sta per vincere la sua partita contro Monsignor Ruizzi. Economia, una nuova economia che Cutro vuole rilanciare proprio dagli scacchi, due i progetti importanti approvati dal Comune. Due linee che guardano ad un nuovo turismo. Il primo punto sugli scacchi, il sindaco Migale. Sì, turismo culturale e religioso. Due progetti, il Parco degli Scacchi e la Via Crucis. Un nuovo modo anche di sviluppare l'economia di un territorio. Turismo culturale vuol dire anche una novità particolare, una pavimentazione che arriverà direttamente da strade antiche, da cave antichissime. Sì, da Gerusalemme, una pietra di Gerusalemme, calpestare la Via Crucis qui a Cutro e anche, diciamo, un po' sentirsi davanti al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tornando agli scacchi, Cutro rinnova da tantissimi anni la tradizione della partita storica. 200 figuranti attirano 5.000 turisti il 12 agosto. Per quest'anno, sindaco? Sì, è alla 19ª edizione, quindi ormai consolidata questa partita a scacchi viventi. Sicuramente migliaia di turisti che vengono qui a visitare la nostra città proprio per partecipare a questa manifestazione. E Cutro continuerà anche con il torneo internazionale, ogni anno più di 20 nazioni che fanno visita alla città portando i loro campioni. Un'economia che si cerca perché non c'era, economia del passato che assolutamente da Cutro non trovava modo di dar vita ai giovani. Il signor Andrea aveva 22 anni, era il 1960, lasciò Cutro per Reggio Emilia. Sì, sì. Il primo stipendio a Reggio Emilia. Il stipendio era miserabile. Partito di Capri convinto che trovavamo l'America lì, 1600 lire al giorno ci davano. La sua famiglia a Cutro? La mia famiglia era di 7 persone e mio padre e mia madre 9. Vai a mangiare con 1500 lire. Purtroppo era lì e si lavorava e con tanto piacere e siamo stati lì per tantissimi anni. A Reggio Emilia lei è diventato batterista. Sì, sì, abbiamo fatto un complesso che suonavamo, c'ho qui le fotografie insieme ai miei compagni, e abbiamo fatto delle canzoni pure. Il signor Andrea ha scritto anche una sorta di diario della sua vita ed è in cerca di un editore, magari il sindaco troverà qualche spunto. Economia che si rinnova partendo dal territorio, l'istituto agrario qui gioca un ruolo primario, magari a fatica. I ragazzi
cercano di tornare stimolate all'agricoltura con un istituto che guarda anche al recupero, alla ripresa di antichi... di antiche tradizioni, di antichi prodotti, prodotti che oggi definiamo di nicchia. Magari una volta si utilizzava il grano cappelli perché quello si conosceva, poi è stato abbandonato per questioni economiche, perché costa, perché c'è una produzione minore rispetto a un grano comune. Ma voi siete tra le poche realtà comunque operative, pratiche? Sì, noi facciamo laboratorio, facciamo innesti, i nostri ragazzi vengono fuori come operatori che possono portare, migliorare il benessere della persona, perché la persona sta bene se mangia bene. E i nostri ragazzi sono bravi. Vocati. Andiamo a vedere, mi perdoni, andiamo a vedere che cosa si mangia dal grano, la farina, pane. Il pane, un vero primato percuto, potrebbe diventare qualcosa di importante, una filiera? Sì, può diventare una filiera anche perché, voglio dire, è un prodotto casereccio. Nasce come prodotto domestico nelle famiglie cutresi, ci sono tanti... Ogni casa ha un forno una volta? Una volta ogni casa un forno, e soprattutto oggi abbiamo dei bei forni di qualità, c'è un istituto agrario che potrebbe sfornare anche figure professionali in questo campo, e poi è un pane particolare perché ha lunga conservazione. È un pane a lunga conservazione, ma allunga anche la vita. Cutro, lo sanno in pochi, conta 6 centenari, una signora di 103 anni il prossimo 23 gennaio e tanti maschietti in fila già con 100 anni sulle spalle, quindi il pane aiuta? Penso di sì, anche perché, voglio dire, è un pane collegato a un buon mangiare. Buon mangiare vuol dire benessere di vita, quindi vuol dire una buona qualità della vita, dell'esistenza. Il pane viene commercializzato anche fuori da Cutro, forse in bacini d'utenza che si richiamano al territorio, migranti che cercano questo prodotto? Forse questo è uno dei migliori collegamenti che ha dato origine all'emigrazione, cioè il fatto che il pane sia stato diffuso in Emilia Romagna. Io, avendo fatto dei viaggi anche in Lombardia e in Emilia Romagna, ho riscontrato che pure alla gente del nord inizia a piacere il nostro pane. Quindi è un pane che ha delle potenzialità di mercato. Occorre, secondo me, una buona volontà anche e soprattutto per valorizzare assieme al pane la nostra identità culturale. Se... già un pane che si fregia della Deco in attesa della DOP? Sì, già si fregia della Deco, ci si è lavorato in passato, però non basta. Occorre lavorare sia sul marchio DOP, dare un marchio preciso al territorio e soprattutto organizzare la commercializzazione in maniera diversa. Mentre noi andiamo avanti, la partita a scacchi continua, la partita che vedrà vincitore Leonardo Di Giona ed è Di Bona, ed è la partita che regalerà a Cutro l'esenzione delle tasse per 20 anni. Dal pane allo sport, Pino Belvedere, scuola calcio, tanti pulcini in crescita. Cutro è la città di Vincenzo Iaquinta, campione del mondo, è la città di Giuseppina Macri, olimpionica di judo. È una città che guarda molto ai giovani e alla squadra di calcio. Con che futuro, con che forza? Ma il futuro lo dimostra i campioni che sono usciti da questa, dalla S Cutro e quindi dallo sport cutrese. Oggi abbiamo una fiorente scuola calcio dove per 25 anni lo ha svolto la S Cutro e da alcuni anni la sta svolgendo la polisportiva Cutro, come potete vedere con questi ragazzini. Le due società si sono unificate per dare maggiore forza e rilanciare lo sport a Cutro, e quindi sicuramente, tra l'altro, lo sport a Cutro è anche palestra di vita. Lo sport a Cutro è palestra di vita, però purtroppo risente anche di un'economia ferma. La squadra di pallavolo femminile in B2 lo scorso campionato ha rinunciato proprio per motivi economici, non per qualità e per capacità della squadra. E quindi? Ed è una grossa realtà la pallavolo di B2 per problemi economici, come lei ha detto, purtroppo riparte dal girone dilettantistico. I problemi economici ci sono per tutte le categorie, ma bisogna cercare di superarli, non lo so, inventandosi qualcosa, insomma. Lo sport continua il lavoro che si fa nelle case, dare ai giovani una qualche base da seguire per il futuro?
Ma lo sport secondo me è vita per questi ragazzi, perché hanno un indirizzo educativo, venire a Cutro, cioè frequentare lo spogliatoio, frequentare il terreno di gioco significa aggregazione, quindi è già tutto. Sport, pane, ma anche vino, formaggi che abbiamo visto nei giorni scorsi, e anche produzioni, che significa recuperare vitigni antiche in un'area DOC. Sì, salve, buongiorno Regione. Noi produciamo nell'area del DOC Sant'Anna, che è la maggior parte di superficie e ricopre il comune di Cutro. Abbiamo ripreso questi vecchi vitigni, abbiamo fatto un po' di selezione clonale, ad oggi abbiamo tirato fuori questi prodotti che il mercato ci dice molto interessanti, difatti non basta mai la produzione. Sono etichette che vanno fuori finalmente? Sì, vengono distribuiti in tutta Italia e cominciamo ad avere anche qualche puntatina all'estero, ci stanno richiedendo molto prodotto dagli Stati Uniti, Svizzera, Olanda e Germania. Una nuova economia, una nuova azienda, quindi da pochi anni? Sì, una risorsa che andrebbe sfruttata ancora molto, c'è tanto da sfruttare, un invito anche a tutti coloro che hanno queste proprietà di cercare di tirare fuori un prodotto che oggi il mercato ci dà tanta ragione. Lasciamo con il vino, vi lasciamo con un saluto da Cutro, la città degli scacchi ma anche dei campioni, con i prossimi appuntamenti, il torneo internazionale e la grande festa degli scacchi del prossimo 12 agosto. Studio. Grazie Ugo Rendace, davvero tante le cose da scoprire a Cutro. E si chiude qui questa settimana di Buongiorno Regione, che vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 7.30 su questa rete. Grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana. Arrivederci.